Un saluto ai nostri telespettatori. Oggi per il Focus, ecco, ritrovo un amico di recente amicizia, però insomma è stata sicuramente molto forte, un incontro importante. Ed è Vincenzo Musacchio, che è il presidente del CoReA, che sarebbe poi la Commissione regionale anticorruzione. Noi siamo stati forse tra i primi a presentare questa commissione. Ci è piaciuto subito il percorso, soprattutto quello culturale che era alla base, e lì, ecco, io stesso ho avuto occasione di conoscere Vincenzo, insomma, io lo annovero tra i miei più cari amici e quindi, insomma, ecco, lo ospito volentieri per quel senso di fare un po' il punto della situazione. La corruzione è una specie di malattia endemica per quanto riguarda il paese, le posizioni storiche ci riportano meccanismi corruttivi da sempre forse, però siamo arrivati ad un momento molto ma molto particolare dove pare che sia quasi un aspetto di secondo ordine, quasi ed è entrato un po' nella fase quasi quotidiana, un po' è come se si accettasse, ed è uno dei reati probabilmente il peggiore tra i peggiori, perché significa il malaffare, perché dietro una parola c'è una costruzione veramente di tanti reati e di tante situazioni che poi comportano problemi sul piano del sociale. E allora, ecco, benvenuto Vincenzo Musacchio. Io mi permetto, come dire, di abbattere tutti gli elementi formali, insomma, Certo. siamo amici, quindi ci amo tranquillamente del tu. Ed era proprio, insomma, ecco, la domanda principale immediata è proprio questo. Per sommi capi, che cosa è successo dall'ultima volta che ci siamo visti? E poi naturalmente, come dire, entriamo in merito ad alcune cose che io ho appuntato, che però, insomma, mi interessa, ecco, sapere meglio, e io te l'annuncio, insomma, soprattutto due sono le cose che mi interessa molto, come dire, conoscere. Questo aspetto della scuola della legalità, perché implica un insieme di due parole importanti, che è quello della scuola e quindi dell'elemento formativo e culturale, e quello della legalità, che sembra che sia sempre una specie di chimera, no? Da raggiungere, e che tu invece insegni insieme a tanti tuoi collaboratori che la legalità è un percorso che si può ottenere con la precisione, con la limpidezza, anche con una vita, come dire, esemplare, no? E naturalmente, ecco, l'altro aspetto è legato a quelli che sono stati un po' i tuoi, possiamo dire, un po' quel raggio, no? Che a volte ci succede ad alcuni di noi, insomma, succede nella vita, quello di un incontro, no? Di un incontro, di un qualcosa che poi ti cambia completamente l'esistenza. Io ti chiederei, insomma, questo raggio della tua vita, non voglio annunciarlo perché poi ne parleremo in modo molto più preciso. Allora, caro Vincenzo, che cosa è successo dall'ultima volta che ci siamo visti? Sono successe tante cose, devo dire la verità. Prima fra tutte, lo hai già preannunciato tu, è stata la nascita della scuola legalità, della legalità. Poi abbiamo fortificato un altro aspetto di Corea, che è quello della salute pubblica. Io ho lasciato il Comitato di Difesa della Salute Pubblica affidandolo a dei medici, quindi a delle persone competenti. Poi, sull'aspetto della Commissione anticorruzione abbiamo dei nuovi dati, nel senso che rispetto all'ultima volta in cui ci eravamo visti, purtroppo le cose sono peggiorate. L'ultima volta in cui ci siamo visti, l'Italia era al 69° posto al mondo come livelli di corruzione, oggi purtroppo siamo al 73° posto, abbiamo perso molte posizioni, siamo addirittura dietro a molti paesi dell'Africa, con tutto il rispetto per questi paesi, comunque che
alcuni di questi non hanno neanche governi democratici, quindi si capisce che il livello di corruzione è davvero allarmante. Abbiamo avuto un peggioramento della corruzione anche a livello europeo. Eravamo i penultimi, dall'ultima relazione fatta dal Consiglio europeo e da Transparency International, siamo l'ultimo paese d'Europa come livelli di corruzione, cioè siamo dopo la Grecia che vive una crisi economica inimmaginabile. Del resto ce lo dimostrano i fatti, non c'era bisogno secondo me delle statistiche, perché vediamo corruzione ovunque in Italia, da nord a sud, abbiamo casi che lasciano veramente esterrefatti, come quello di Mafia Capitale, dell'Expo, dei fatti di Venezia, in Sicilia, quindi tutto il paese è pervaso da livelli di corruzione spaventosi, che poi si associano a livelli di clientelismo, a livelli di parentopoli, creano per il nostro paese un danno incommensurabile, che non è solo un danno, non si creano solo vittime fisiche, nel senso che il danno lo subisce la persona, ma si creano anche danni economici incommensurabili. Se noi pensiamo che il giro di affari della corruzione attualmente, cioè quella, diciamo, io dico sempre quella palese, cioè quella rilevabile, si aggira intorno ai 70 miliardi di euro. E questa è quella, ripeto, rilevabile, cioè quella che noi conosciamo perché abbiamo i dati, perché poi c'è quella sommersa di cui noi non conosciamo, che molti studiosi dicono addirittura sia uguale a quella, quindi avremmo circa 140 miliardi di euro di corruzione che, se sono sommati, e questo io lo dico sempre, ai circa 120 miliardi di euro di evasione fiscale, capiamo che c'è una montagna di denaro pubblico che viene sperperato in rivoli di corruzione e di corruttela massima, non creando sviluppo e portando il nostro paese al declino a cui stiamo assistendo in questi giorni. Si pensa che se si potesse porre rimedio a questo, diciamo, deficit economico, l'Italia in 4, 5, 6 anni potrebbe azzerare il debito pubblico. Pensiamo che se si riuscisse a combattere efficacemente questi livelli di corruzione e di evasione fiscale, saremmo il paese economicamente più avvantaggiato rispetto a tutti gli altri nel giro di 4-5 anni. Quindi si capisce come effettivamente il vero male di questo paese siano proprio i livelli di corruzione. Ecco Vincenzo, uno dei meccanismi, come dire, dove più si rileva, no? Gli elementi corruttivi sono quelli propri della pubblica amministrazione, cioè in una sorta di, come dire, di combin, no? Tra corruttori e corrotti, ecco, l'anello del pubblico, diciamo, è un anello molto molto forte. Spesso e volentieri ci si collega agli appalti. Gli appalti sono dominati da una serie di funzionari, dirigenti del pubblico impiego, e loro, ecco, vengono a volte, come dire, al nodo alcune dimensioni. Ora io, insomma, ti faccio, come dire, questa domanda perché è un po' il senso dell'osservazione. Spesso e volentieri noi diamo una sorta di colpa, no? All'elemento politico. Mi spiego meglio, cioè il politico di turno diventa presidente di regione, presidente del consigliere regionale, presidente della provincia, insomma un ruolo, deputato, eccetera. A volte, ecco, un ministro, no? Ci si trova a dover poi occuparsi di delle situazioni di competenza, naturalmente, per esempio in un ministero che, guarda caso, è determinato il più delle volte da dirigenti, da forti dirigenti, cioè che hanno un potere enorme, spesso e volentieri quasi non toccabili. Insomma, questi alcuni degli ultimi elementi che sono, certo, sono alcuni nomi che sono stati fatti, era proprio questa sorta di dominio all'interno di ministeri chiave per quanto riguarda lo scambio. Allora, ecco, a volte, come dire, noi siamo diretti sul mondo politico e quasi tralasciamo invece l'altro mondo. Perché, ecco, insomma,
a volte vediamo, come dire, anche alcuni telefilm ci aiutano a capire perché per esempio negli Stati Uniti cambia l'elemento politico e cambia tutto l'apparato o gran parte dell'apparato, perché c'è questa forte resistenza invece nel nostro paese a cambiare gli apparati? Cioè ci sta gente che nasce e muore dirigente, funzionario di un ministero, di un, con acquisendo un potere enorme, veramente enorme, che va molto al di sopra a volte di un ministro, persino di un presidente del Consiglio. Certo. Il problema non è solo la politica, il problema è la burocrazia, che comprende in sé l'aspetto politico ma anche l'aspetto tecnico, perché la corruzione copre questi due aspetti, politico e tecnico. Io lo voglio dire qui perché, come abbiamo detto in premessa, io mi sento quasi a casa mia, quindi noi abbiamo presentato proprio su questo contesto specifico delle strategie di lotta alla corruzione un progetto di ricerca, questa è una delle altre novità rispetto alla scorsa volta, un progetto di ricerca che parla di strategie di lotta alla corruzione a livello regionale, si chiama regionalizzazione delle strategie di lotta alla corruzione. Lo abbiamo presentato, innanzitutto lo annuncio in anteprima, sarà in discussione nei prossimi mesi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, al vaglio del Vicepresidente, quindi sarà analizzata e discussa in Commissione, ma non è questo progetto è andato anche in Spagna, all'Università di Siviglia, è aperto un progetto di ricerca nel quale è inserito anche il progetto molisano, il nostro progetto, il progetto di Corea, che è un progetto davvero avveniristico, visto che la Grecia non solo, la Spagna non solo l'ha inserita nel progetto di ricerca universitaria, ma addirittura il governo spagnolo di quel progetto di ricerca ne farà un progetto di legge. Voglio dire anche questo, lo stesso progetto di legge è in discussione anche negli Stati Uniti d'America, nell'Istituto di Studi sulla Corruzione che si trova a New York, e prossimamente credo che verrà in Italia anche il presidente di questo istituto e faremo un convegno proprio alla Camera dei Deputati nel merito di questa cosa. Ecco, io voglio rimarcarlo, l'unico luogo dove non ho avuto una conferma, non ho avuto neanche una smentita, dove questo progetto è passato inosservato, purtroppo è la regione Molise, la quale probabilmente non è interessata, probabilmente anche legittimamente, quindi non voglio rimproverare assolutamente niente, però dispiace che la regione di appartenenza non dia riscontro a progetti simili contestualizzati e approvati da realtà nazionali e internazionali. L'ultimo scandalo, dicevamo, politica, burocrazia, tecnicismi. Ecco, l'ultimo scandalo, lo sappiamo, è quello degli appalti nazionali di Incalza, di Lupi. Ecco, qui abbiamo un dirigente unico, l'unico caso forse in Europa in cui un solo dirigente gestisce una montagna di denaro pubblico, ovviamente cioè vige sempre il principio di presunzione di innocenza, quindi noi non sappiamo se sarà colpevole o meno, però fatto sta che questa persona dirige questo settore cruciale per l'economia italiana da tantissimo tempo, è stato confermato da tutti i ministri, salvo l'unico che non lo confermò, a quanto ho letto dai giornali, fu proprio un molisano, dottor Di Pietro, il quale quando diventò appunto ministro, lo rimosse da quel posto, quindi con la motivazione che apparteneva un po' a quella cosiddetta prima repubblica e quindi c'era una continuità, però insomma ebbe il coraggio di toccare degli aspetti che fino ad allora nessuno aveva mai toccato, fino a pochi giorni fa era in quel posto di primo piano, quindi ecco, se non si pone rimedio a questi aspetti, se non si approva la legge anticorruzione che è in discussione da ormai 2 anni,
con modifiche, con revisioni, torna alla Camera, poi al Senato, senza incidere minimamente in quello che è il vero motivo della lotta alla corruzione, che è anche la prevenzione. Noi continuiamo a pensare che aumentando le pene noi risolviamo il problema della corruzione, il che non è affatto così, perché aumentando le pene è vero che aumenteremo anche la prescrizione, ma se non incidiamo poi sul processo, sulle lungaggini del processo, non risolveremo il problema penale. Se non agiamo sulla fase preventiva culturale, come dicevi tu all'inizio, è anche un problema culturale, è anche un problema di discuterlo all'interno delle scuole per le nuove generazioni. Se non si toccano questi aspetti, difficilmente si può risolvere un problema così grande. Io faccio un esempio ultimo, adesso io ho conosciuto personalmente Cantone all'ANAC, perché sono stato invitato da lui all'ANAC e abbiamo potuto discutere, non molto tempo, siamo stati una mezz'oretta, però abbiamo discusso nel merito, perché anche lui era interessato ed è interessato al nostro progetto e lo ritiene valido. Tanto è vero che si è preso le carte di questo nostro progetto, ecco. E discutevamo proprio sul fatto degli organi di controllo. Gli organi di controllo non esistono. Io gli dicevo: sì, tu sei il presidente di questa commissione nazionale, però non hai effettivamente quei poteri che ti concedono di poter incidere direttamente sul fenomeno della corruzione. E lui, giustamente, da ex magistrato o da magistrato adesso in aspettativa, mi rispondeva che era la verità, perché di fatto quell'organo di controllo è svuotato di tanti poteri. E allora, se io non ho il potere di controllo, se io non ho il potere di rimozione di queste persone, difficilmente posso incidere su un settore, sia sull'aspetto politico sia sull'aspetto tecnico, perché anche il politico che ha una parvenza di corruzione al suo cospetto non deve aspettare il processo penale. Sono i partiti politici stessi che devono fare pulizia al loro interno se c'è corruzione. Non si aspetta il processo penale, e poi non è detto che il processo penale arrivi ad una condanna o non arrivi a una condanna. Dice: beh, io non sono stato condannato penalmente e allora non sono un corrotto. No, la condanna penale è una cosa, l'aspetto della corruzione è completamente un'altra. Quindi se tu c'hai anche un sospetto, se tu hai anche un sospetto di corruzione, un partito che si voglia dire democratico fa pulizia al proprio interno. Senti, naturalmente io salto un po', però tu poi puoi, ecco, un po' nelle risposte o meno attrezzarti a modo tuo, ecco, certo, su queste cose. Credo che quando poi parliamo di aspetto culturale, insomma, parliamo di quello che abbiamo detto all'inizio, cioè l'importanza di un percorso che sia un percorso formativo molto forte. Io sono testimone dell'attenzione che hai suscitato, che ha suscitato il Corea dall'inizio, da appena si sono formulati, come dire, i primi passi, e naturalmente l'attenzione dei progetti che il Corea ti faceva portatore. Quindi so il successo, naturalmente tra virgolette, che sarebbe poi quello di avere la massima considerazione per un percorso che porterebbe almeno ad un punto in quella concezione del mondo migliore che è possibile. Ecco, questo è più o meno il senso. Però, insomma, a me interessa molto e credo che sia fondamentale lavorare su tutti i fronti e soprattutto coinvolgere quanto più possibile l'attenzione su quella che è la scuola della legalità. Io credo che lì, come dire, nasca il progetto serio, forse più possibile condiviso, perché nasce, insomma, dai ragazzi. Tu hai avuto l'opportunità di visitare tante scuole, hai incontrato tanti insegnanti, ma soprattutto hai incontrato gli studenti, che credo che, insomma, siano, come dire, la parte fondamentale del futuro. Insomma, spesso e volentieri sono considerati fannulloni, ma in realtà tu, avendoli incontrati, sai che non è assolutamente vero. E allora, ecco, ragioniamo un po' su questo, su quello che è il percorso di una scuola, e guarda caso di una scuola che, insomma, si identifica con la legalità, e poi tra l'altro prende in prestito
No, non è un prestito, è un omaggio, io voglio dire, a una vittima della corruzione, io credo, una vittima del malaffare, che di quelli che poi ha combattuto la mafia, insomma, ha combattuto la camorra. Quindi voglio dire, anche il senso di una bandiera, ogni tanto, insomma, credo che dobbiamo sottolinearlo. Beh, noi l'abbiamo intitolata, diciamolo, a Don Peppe Diana, che è un sacerdote di Casal di Principe che ha avuto il coraggio, il grandissimo coraggio di combattere il clan dei Casalesi, che è uno dei clan camorristici, era per fortuna uno dei clan camorristici più potenti dal punto di vista economico, a E livello, pericolosi, e più tra l'altro. pericolosi ha avuto e ha forse ancora a che fare anche con il Molise. Ecco. Abbiamo pensato a Don Peppe Diana perché veramente fu all'epoca uno di quegli omicidi efferati, perché Don Peppe fu assassinato nella sua chiesa, dentro la sua chiesa. È stato il primo omicidio che la criminalità organizzata ha perpetrato dentro un luogo sacro. E noi abbiamo pensato di intitolarla Don Peppe Diana e abbiamo avuto nell'inaugurazione, l'8 novembre del 2014, il testimone oculare di quell'omicidio, cioè la persona che l'ha visto cadere per terra dopo che gli furono sparati 5 colpi in pieno volto, quindi un assassinio tra i più brutali. Abbiamo avuto il fratello di Don Peppe Diana che ci è venuto a testimoniare, abbiamo avuto il presidente del comitato Don Peppe Diana che sono venuti da noi. Siamo stati a Casal di Principe e ci ritorneremo invitati sia dall'amministrazione comunale che dalle terre di Don Peppe Diana, che sono delle terre confiscate alla camorra e date ai giovani. Abbiamo l'onore, il privilegio e il piacere di avere come nostro presidente, presidente onorario, il pubblico ministero Di Matteo, il quale ha accettato questo incarico di ricoprire, è un incarico solamente puramente onorario, però il fatto di avere un pubblico ministero che sta rischiando tutti i giorni la vita a Palermo, infatti si teme moltissimo per la sua incolumità, non solo ha avuto il piacere di accettare la nostra offerta di essere il nostro presidente onorario, ma addirittura ci ha promesso che se avrà l'occasione, se si attenueranno i pericoli per la sua incolumità, sarebbe contento di venire a tenere una relazione ai nostri giovani. Ecco, quindi è una cosa che ci fa veramente immenso piacere, perché vuol dire che l'idea è un'idea vincente, ma soprattutto la finalità, cioè quello di stare vicino ai giovani, è quello che è il vero, verissimo obiettivo della nostra scuola della legalità. Noi abbiamo già fatto tanti incontri, ne abbiamo fatti in Molise e ne abbiamo fatti fuori dal Molise, siamo stati nel Lazio, siamo stati in Puglia, siamo stati in Abruzzo, andremo prossimamente in Sicilia, abbiamo inviti anche per quindi la scuola della legalità, a differenza di Corea che ha una dimensione regionale, la scuola di legalità ha assolutamente una dimensione nazionale. Noi abbiamo i nostri referenti e questo è successo in pochissimo tempo perché la gente si è offerta di collaborare con questa scuola. Abbiamo referenti in tutte e 20 le regioni d'Italia, abbiamo addirittura dei referenti all'estero, in Australia, sono molisani che dall'Australia ci hanno scritto perché vogliono che questo progetto vada avanti, in Germania, in Canada, adesso non mi vengono in mente gli altri paesi, però la gente è stata vicinissima subito a questo progetto, tant'è vero che siamo cresciuti tantissimo. Ecco, io posso dire di aver incontrato oltre 50-60 mila studenti in tutte le realtà. Siamo stati anche in ambito universitario, siamo stati a tenere una grandissima conferenza con circa 2.000 studenti universitari all'Università di Foggia, raggruppando tutte le facoltà, e sentir parlare me e altri esperti, perché non ero solo, di legalità, di lotta alla criminalità, e vedere che ti ascoltano studenti di medicina, di biologia, cioè studenti che non hanno nulla a che fare con il diritto, ma comunque vogliono conoscere, vogliono sapere, beh, ti gratifica davvero tanto. Io poi devo dirlo, sono oltre 20 anni che insegno a livello universitario con incarichi a contratto, quindi ho sempre parlato di legalità, però questa volta ho voluto concretizzarlo, ho voluto creare proprio uno strumento che si recasse direttamente dagli studenti. E ci siamo stati, abbiamo portato Pino Arlacchi a Campobasso, il quale ci ha raccontato tutta la storia di Giovanni Falcone e Borsellino, perché era il loro diretto collaboratore. Loro insieme sono stati al carcere del Lucciardone per preparare il maxi processo, e ci raccontava appunto Arlacchi, noi eravamo reclusi come
come i detenuti, perché siamo stati un mese lì a preparare quello che poi è stato il più grande processo della storia antimafia, perché si è concluso con condanne impensabili per quell'epoca. Quindi, ma non solo, ci sono venuti tantissime altre persone. Abbiamo avuto il generale Cornacchia, che era l'ultimo diciamo investigatore nell'omicidio di Aldo Moro, è quello che è l'ultimo investigatore in vita che ci ha raccontato nei minimi dettagli il percorso della strage di Moro. Quindi non è che abbiamo chiamato personalità diciamo di secondo piano, abbiamo fatto parlare persone che hanno vissuto direttamente queste cose qui, quindi non abbiamo portato solo il nostro messaggio ma anche il messaggio di chi quegli eventi li ha vissuti in prima persona. Ne avremo tanti altri, perché verrà anche il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, spero di poter far venire anche la sorella di Falcone, Maria, che conosco da tanto tempo e che purtroppo adesso non gira più perché ha anche la sua età, quindi è molto difficile che si muova fuori dalla Sicilia, però mi ha promesso che se si sente bene verrà o manderà qualcuno della famiglia, perché il pensiero, perché le azioni poste in essere da Falcone, da Borsellino e da tante persone che hanno lottato per la legalità non svaniscano. Siamo noi che abbiamo l'obbligo morale prima di tutto di fare sì che personalità di questo genere non siano dimenticate. Ecco, questi sono e devono essere gli esempi che dobbiamo fornire ai nostri giovani, a cui i giovani devono ispirarsi, perché non dobbiamo mai dimenticarci che per il valore della legalità, per la lotta alla criminalità, queste persone hanno perso la vita e hanno, prima di perdere la vita, hanno avuto una vita, scusate la ripetizione del termine, piena di sacrifici, piena di privazioni, nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie. Quindi il dovere della scuola della legalità è quello di fare sì che queste persone non siano dimenticate e siano esempi per i giovani. E posso dire ancora un'altra notizia in anteprima, oggi a te, che abbiamo ricevuto la possibilità dell'accreditamento che viene offerto a queste scuole dal Ministero, dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, quindi a breve potremmo fare formazione certificata, cioè come se fossimo un organo riconosciuto a livello nazionale, perché con la certificazione del MIUR potremmo fare anche formazione oltre che recarci nelle scuole, quindi potremmo formare non solo gli studenti ma potremmo formare anche i docenti, e infatti il primo progetto che abbiamo presentato al MIUR è proprio un progetto di formazione dei docenti, degli studenti e dei genitori. Quindi famiglia, scuola e insegnamento in un unico blocco, per far sì che finalmente la legalità non sia più un tabù, ma se ne discuta in maniera approfondita, considerando che nelle scuole purtroppo l'educazione civica da anni non si fa più. Ecco, ed era proprio questo senso del concetto della storia, no? E naturalmente quindi dell'educazione della società, per capirci, che era molto interessante, per una, come dire, per una situazione molto, molto semplice a volte, e per recuperare quello che è il senso della memoria storica in modo molto limpido e molto preciso. Uno dei problemi è il fatto di avere delle interruzioni totali, no, nel mondo dell'informazione, che è appetibile solamente la notizia che in quel momento può portare quell'audience, no? In nome dell'audience, tu sai, si fa di tutto, certo. A volte, non noi che siamo piccoli, voglio dire, ma ecco, i grandi network insomma riescono poi ad avere questo spostamento. Allora io pensavo, ecco, che da questo progetto della scuola della legalità insomma potesse nascere veramente un percorso veramente molto forte, che prevede anche e soprattutto quel livello di partecipazione delle persone per bene, perché nel corso degli anni, Vincenzo, qui ti chiedo insomma, come dire, una sottolineatura di questo concetto, se tu hai una differenza di visione, è perché nel corso degli anni, cioè, come dire, si è abbandonato molte delle persone cosiddette per bene, voglio dire che sono i più,
ecco, per capirci. Certo. Sono quelli che poi hanno abbandonato un percorso, come dire, di partecipazione, no? Di partecipazione politica, di partecipazione anche a volte sociale, relegandosi probabilmente nel chiuso di una casa. Ecco, i più fortunati hanno avuto lo scatto del volontariato, secondo me, e del volontariato sì. Tugur, quindi anche nella partecipazione attraverso associazioni o movimenti o quant'altro, insomma, però ecco, nei piccoli livelli. Invece io credo che forse questa esperienza della scuola sia uno di quei sistemi, no? Che sia di forte richiamo anche sul cittadino, perché come dire, studente, famiglia, l'hai detto tu stesso, a volte ogni studente c'ha una famiglia, quindi c'ha dei cittadini, c'ha dei nonni, c'ha delle persone vicine che possono, come dire, essere coinvolti in un percorso dove si recupera forse quella memoria storica, si recuperano alcune cose che non vengono poi perdute, perché il fatto il sacrificio Moro possa servire a qualcosa, così come tutti gli altri sacrifici, e quindi capire perfettamente qual è stato per esempio il percorso di uno dei periodi più bui dell'Italia del dopoguerra, che è quella dell'ambito del terrorismo. Certo, ma io devo dire che in tutte le lezioni, ma non solo, le lezioni hanno una cadenza mensile, ma poi noi facciamo durante il periodo che passa da una lezione all'altra tantissimi altri incontri, però diciamo la partecipazione è io non, a volte non credo a tutte quelle persone, perché penso che sia un'illusione ottica. Noi ovunque siamo andati c'è una marea di studenti, anche in Molise devo dire c'è stato un ritorno di presenze pazzesco, le abbiamo dovute quasi sempre fare o in grandi auditorium o in cinema, quindi quei 200-300 studenti non sono mai mancati, e devo dire in alcuni paesi, in alcune zone c'erano anche i genitori, c'erano anche una partecipazione di insegnanti. Non c'è stata mai, questo anche se so che risulto antipatico, ma lo devo dire, non c'è stata mai una partecipazione di esponenti politici, mai, addirittura all'inaugurazione della scuola della legalità, dove effettivamente avevamo invitato tutte le autorità, non c'era nessun rappresentante politico a nessun livello, e non solo a livello regionale, di nessun livello non c'era nessun rappresentante politico, tant'è vero che le persone che venivano da Casal di Principe dice ma com'è che non ci sono esponenti di natura politica, e io non sapevo cosa rispondere, forse non hanno ricevuto gli inviti, però comunque è una realtà, non c'erano, nessuno mi può smentire su questo, gli inviti li abbiamo fatti a tutti, anche se non fossero arrivati gli inviti abbiamo tappezzato i media e i muri delle città con l'inaugurazione della scuola, quindi pure anche sì, se sì, non sì. Avessero ricevuto gli inviti comunque io penso qualcuno che avrebbe ascoltato, qualcuno avrebbe visto che le critiche per esempio le ascolti. Arrivano, quindi diciamo, però il ritorno, ripeto, il ritorno c'è stato, gli studenti, io sono entusiasta perché gli studenti rispondono, diciamo un'altissima percentuale di questi studenti è confluita nella scuola della legalità, alcuni hanno girato dei film, alcuni hanno girato dei cortometraggi sulla legalità, addirittura noi quando apriamo le nostre lezioni della scuola di legalità proiettiamo un cortometraggio che è stato girato dai detenuti dei vari carceri circondariali di Palermo, sono 15-14 minuti meravigliosi che fanno un excursus di tutta la lotta e delle vittime della criminalità organizzata, che fa effettivamente commuovere, ci siamo commossi, certo, con Arlacchi sì. Ci siamo commossi a rivedere certe immagini e certe interviste che riviste dopo tantissimi anni sembrano ancora attuali, e questo è sì. Quello che a me sinceramente preoccupa e preoccupa non poco, certo. Però abbiamo ancora richieste da parte delle scuole, io prossimamente verremo al Mario Pagano per parlare al liceo classico Mario Pagano, sì, per parlare della Costituzione, perché ecco, un altro degli aspetti a proposito di legalità che viene trascurato è la nostra Costituzione. Io dico sempre agli studenti, sia ai miei studenti dell'università ma anche agli studenti dei licei, dico sempre noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, sì. Ma non lo dico tanto per dirlo, è la più bella del mondo, perché addirittura
molti principi della nostra Costituzione sono stati assorbiti e riportati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. Certo. Quindi abbiamo fatto scuola a livello mondiale, è la Costituzione più bella scritta da personalità che secondo me difficilmente si ripeteranno nel mondo politico, da statisti con la S maiuscola, cito Aldo Moro, Calamandrei, Bettiol, che hanno scritto una buona parte della Costituzione che ancora oggi regge il confronto. C'è stato un momento, come dire, di grandissima dimensione culturale lì. Sì. Poi sinceramente una Costituzione che dura tutto questo periodo e si scontra con tante altre evoluzioni, certo, ed è ancora attuale perché ancora in tanti si ispirano, gli stessi tedeschi a cui tutti dicono che noi dobbiamo ispirarci, sì, però si sono ispirati alla nostra Costituzione in molti aspetti della loro, perché sì, abbiamo fatto scuola in quegli anni. Ecco, questa Costituzione, io non lo so se sbaglio nel dirlo, però io mi sento di dire che in questo momento sta subendo una violenza. Una serie di attacchi. Sta subendo una violenza, io la voglio chiamare proprio violenza, perché viene toccata proprio nei suoi gangli vitali. Quindi viene toccato anche l'aspetto della legalità, perché spieghiamo, la parola legalità non è solo la conformità alla legge, anzi non è affatto la conformità alla legge, la legalità è un concetto soggettivo, è un concetto, certo, che ha l'individuo in sé, sì, e che lo sviluppa nei confronti della collettività. La legalità a volte si nota nelle piccolissime cose, non solo nelle grandi cose, perché è un atteggiamento interiore che ha legami non solo col diritto ma anche con la morale, con l'etica. E laddove c'è la concatenazione con la legge, dobbiamo ricordarci che in una democrazia le leggi le fa il Parlamento, cioè la massima espressione del popolo. Certo. E oggi, e devo dire anche questo, e non lo dico io, me lo dice la Corte Costituzionale, il Parlamento non lo eleggiamo più noi cittadini, ma i membri del Parlamento sono nominati. Certo. Parlo del Porcellum e quindi dico, no io, ma la Corte Costituzionale, che era un sistema di voto aberrante, lo dice la, sì, Corte Costituzionale, perché non consente al cittadino di scegliersi l'eletto, sì, da portare al Parlamento. Non sono, e io devo dire che anche l'Italicum, da quello che ho letto io, quindi è la mia personale opinione, ha gli stessi difetti, sì, che ha, anzi secondo me anche in peggiorativi rispetto al Porcellum, perché addirittura si danno dei poteri ad un Senato che sarà nominato, e chi sarà nominato sarà già un eletto a livello, diciamo, regionale, e gli vengono dati però poteri costituzionali. Quindi è assolutamente un controsenso, c'è assolutamente un aspetto di incostituzionalità, non lo dico io ma i più grandi costituzionalisti, e io sono d'accordo con questi costituzionalisti. C'è un'ambiguità di fondo. C'è un'ambiguità di fondo, perché di fatto noi siamo spodestati del diritto di eleggere i nostri rappresentanti in Parlamento, e quindi la legge non la fa più il popolo, non la fa più il nostro delegato, ma la fa il nominato. E quindi ecco che il concetto di legalità connesso al concetto di legge, al concetto di norma, comincia a sollevare non pochi dubbi. È che non si può dire neanche che sono quei pochi eletti, no? Perché nel luogo comune, cioè, no, senza il pochi assolutamente eletti. No. Allora, io invece ti volevo chiedere un'altra cosa. Ad un certo punto, ecco, insomma, noi siamo amici e quindi ci siamo, come dire, ci seguiamo, no? Certo. Negli aspetti. Ad un certo punto c'è stato questo, questa attenzione da parte di un giornale storico dell'Italia, un quotidiano storico, che è il quotidiano che si stampa e che si pubblica in tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia, ed è L'Ora. Ecco, c'è stata questa attenzione. In quell'occasione io ho letto un tuo editoriale, quindi un tuo pezzo, e lì ho scoperto una cosa, ecco, che ti annunciavo all'inizio, che volevo farti dire, che questa, io l'ho chiamato questa vicinanza immediata con quel qualcosa che poi ha la capacità a volte di cambiarti la vita, insomma, nel senso di dominare gran parte delle tue scelte, ecco, di condizionarle nel senso buono, però, certo, della parola. Ecco, quel raggio si chiamava Giovanni Falcone.
non solo Giovanni Falcone, tu poi avrai, come dire, un senso di correzione, ma si chiamava quella dimensione di pulizia morale, quel senso etico anche della professione, anche certo, delle scelte che si fanno, insomma, che poi abbiamo visto svagano con la vita. Ecco, ci vuoi ricordare questo come dire, episodio che io credo che, come dire, essendo un episodio di grande dimensione esistenziale, insomma, credo che abbia un'importanza veramente grossa. Sì. Iniziamo quasi ridendo, perché quando mi telefonò l'editore storico dell'Ora, Stancanelli, 82 anni compiuti, ancora battagliero, io pensavo che fosse uno scherzo di qualche amico burlone, perché che l'Ora di Palermo viene a cercare a me, che non sono neanche bene precisato, non è un giornalista, io scrivo solo editoriali tecnici che riguardano la mia materia, e mi disse, dice, noi avremmo piacere, perché abbiamo letto un po' di tuoi scritti, se ci scrivi qualche editoriale per l'Ora, che ritorna ad andare nelle edicole, certo, e avremmo piacere appunto di qualche tuo editoriale di natura tecnica. Io devo dire la verità, sono rimasto sbalordito, però da un certo punto di vista scrivere nel giornale dove ha scritto Pippo Fava, dove ha scritto Peppino Impastato, Mauro De Mauro, Sciascia, quando ho letto le persone che hanno scritto ho detto io non ne sono degno, e non, secondo me non ne sono degno. Però lui mi disse, dice, guarda, noi dobbiamo ripartire e fare del giornale quello che era nell'idea di Pippo Fava, quello che era nell'idea di Peppino Impastato, un giornale antimafia. Certo. E allora ho detto, guarda, allora sì, perché allora io posso scrivere nella materia che è la mia, però non vi aspettate che io possa assumere il ruolo di giornalista, perché assolutamente no. Dice, no, noi vogliamo ritornare a quelli che erano le origini. Nel frattempo, io, come ti dicevo prima, ero stato al Romita di Campobasso. Sì. E lì ho letto per la prima volta, dopo 23 anni, perché nessuno sapeva dell'esistenza di questa lettera, nessuno, neanche i miei familiari, tant'è vero che l'ho tenuta conservata, e siccome è una carta particolare di 23 anni fa, si è, diciamo, ingiallita, e quindi ho rischiato addirittura di perdere il profumo di quella lettera. L'ho letta a Romita, però poi non ha avuto nessuna eco, e invece l'Ora disse, noi abbiamo saputo, dice, vorremmo pubblicarla in anteprima. Certo. Io ero contrario all'inizio, perché io la ritenevo, sbagliando, una cosa molto che appartenesse intima, solo sì, a me, e invece mi è stato fatto notare anche appunto dalle persone a me vicine, dice, ti sbagli, perché questa è nel messaggio che lancia, non è rivolta solo a te. Io ricordo che scrissi a Giovanni Falcone 3 pagine. Purtroppo quella lettera, non, la lettera che gli scrissi, non ce l'ho più, ma ce l'ho tutta in mente. Anche perché non mi aspettavo che mi rispondesse, quindi non gli diedi più importanza più di quella che avrebbe dovuto avere. Gli scrissi tante cose sugli ideali della legalità, io mi ero appena laureato e quindi gli scrissi con una tesi oltretutto che riguardava proprio la normativa antimafia, quindi riguardava, guarda caso, riguardava appalti e normativa antimafia, si chiamava la tesi di laurea che discussi, e gli palesavo tutta una serie di cose e gli muovevo ingiustamente oggi un rimprovero nel quale appunto gli dicevo che non condividevo la sua scelta di lasciare Palermo per andare a ricoprire l'incarico di direttore degli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia a Roma. E lui mi rispose a questa lettera, mi rispose dopo un po' di tempo, infatti io non mi aspettavo assolutamente la risposta, ma mi rispose su carta intestata della Procura della Repubblica di Palermo, dove lui era il procuratore aggiunto, e non mi scrisse una lettera particolarmente lunga, scritta con una macchina, una Olivetti credo, perché scritta con, forse all'epoca c'erano proprio i primi computer, nella quale mi diceva, dice, caro dottor Musacchio, il mio non è affatto un abbandono, cioè io non sto lasciando Palermo per paura o per altro, ma io vado a Roma perché voglio combattere la mafia in maniera più profonda e più forte, più efficace. Ed era così, perché
Da quel ruolo lui fece una buona parte della normativa antimafia e creò insieme a Borsellino e insieme a Pino Arlacchi la super procura antimafia che oggi noi abbiamo. E forse sono state proprio queste azioni e quel suo ruolo a Roma che hanno accelerato l'iter della sua morte. Probabile, sì. Poi mi telefonò la sorella di Giovanni Falcone e mi disse probabilmente è l'ultima lettera che ha scritto Giovanni Falcone, e la lettera si chiude con un invito grandissimo ai giovani, e lui dice l'Italia, il nostro paese ha bisogno di tanti giovani con nobili ideali. E mi sembra che, come dire, come chiusura sia come dire, la più efficace possibile, perché quando si riesce poi a capire questo, insomma, ci si vota completamente, no? Sul senso. Io, insomma, dopo questo è difficile, insomma, farti, formularti l'altra domanda, però ha una sua sintonia. Perché la stessa strada di Giovanni Falcone si è intersecata con una attenzione e disattenzione della classe politica, nel senso dell'attenzione che tu sai, come dire, meglio di me, è stata fatta di grossi contrasti sull'innovazione, io chiamo. E la disattenzione, quella, come dire, si commenta da sé, si è disattenti trovando sempre quella considerazione del perché questo che vuole adesso o dove vuole arrivare. E allora, insomma, io la mia domanda, come dire, è d'obbligo, io ogni tanto te la rivolgo quando ci troviamo, perché una delle, come dire, dei sistemi di disattenzione che si utilizzano nel Molise spesso e volentieri questo del denigrare il personaggio perché avrebbe appetiti politici. Ora, insomma, a parte il fatto che io credo che ogni cittadino possa avere il senso, come dire, di costruire il proprio futuro rispetto a quello che sente e come è, perché in fin dei conti, insomma, chiede, come dire, un appoggio agli altri, certo. Quindi può essere anche come un rappresentante dei cittadini, quindi non dovrebbe, come dire, affatto preoccupare altri politici, insomma. Però, insomma, credo che un fatto, come dire, un percorso così grosso come quello della legalità, del contro la corruzione, come quella della salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia della salute, insomma una serie di situazioni che si sono innescate, no? Dalla Corea in poi, per capirci, insomma, quantomeno, io non voglio dire la massima attenzione, ma quantomeno merita l'attenzione, ecco, questo insomma è il senso, cioè vederla, essere presenti quantomeno in vicinanza. Si fanno tantissime cose, cosacce, dico io, nel Molise, insomma, credo che questo dovrebbe essere un punto, come dire, di importanza. Ecco, allora, detto tutto questo, che cosa vuoi dire? Io a volte ho anche l'imbarazzo. Sì, 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 no, ma infatti no, mi fa piacere questa domanda, perché è bene che sia precisata e rimarcata ulteriormente anche questa volta, perché proprio di pochi giorni fa è un'accusa di un politico delle mie zone, il quale mi dice: io sarei dovuto andare ad una manifestazione per la legalità di un'associazione, purtroppo non posso fare i nomi, ma mi dispiace perché li vorrei fare per evitare querele, però pare che ci sia stato l'intervento di questo politico, il quale ha addotto proprio queste motivazioni: Musacchio non può venire a parlare di legalità in questo contesto perché non lo vogliamo tra di noi, quindi in mezzo alla politica, e poi perché appunto ha ambizioni politiche. Allora, premetto un po' di cose. Io ho fatto già politica, io sono stato consigliere comunale, sono stato capogruppo del partito che all'epoca, io non mi fa piacere dirlo, si chiamava Partito Democratico della Sinistra, aveva ancora sotto
il simbolo, del Partito Comunista Italiano, sì. E quindi io fino a quando c'è stato quel simbolo ho militato orgogliosamente in questo partito, ricoprendo incarichi anche a livello regionale perché ero nella segreteria regionale e anche a livello nazionale perché facevo parte, nominato dalla segreteria regionale dell'epoca, della commissione giustizia del PDS dell'epoca, e andai varie volte a Botteghe Oscure, quindi la politica l'ho già fatta, l'ho già vissuta per oltre 10 anni, quindi chi ha paura che entri in politica sappia che già l'ho fatta la politica. Poi la cosa che mi piace più rimarcare è che io sono di origini albanesi. Noi abbiamo forse la fama di essere definiti teste dure, perché? Perché quando abbiamo un obiettivo ci mettiamo tutte le forze per raggiungere quell'obiettivo, quindi io escludo in maniera categorica che possa abbandonare questo percorso o utilizzare questo percorso per andare in politica, anche perché la politica che si fa in questo momento non è quella che mi appassiona, altrimenti ci sarei restato. Ma ciò non esclude che io possa fare politica non entrando nella politica, ciò non esclude che io possa appoggiare persone che ritengo vicine agli ideali di Corea, della scuola della legalità, perché una cosa che mi ha insegnato il giudice Antonino Caponnetto, altra grande personalità che ho avuto il privilegio, l'onore di conoscere, questa volta per fortuna mia personalmente, perché ho avuto questo grande onore, lui mi disse, caro Vincenzo, sappi che se i politici, se gli onesti non fanno politica, si lascia la politica ai disonesti. Quindi il fatto che cittadini onesti, tra i quali non mi annovero io, perché io non mi posso dare titoli di onestà, ma che cittadini onesti vogliano fare politica, io dico sì, non solo la devono fare, ma devono essere aiutati a farla, perché ormai io vedo un orizzonte diviso in due: da una parte c'è il marasma della corruzione e della disonestà, e dall'altra, come contrappeso, ci deve essere quello dell'onestà, quello della legalità. Quindi se qualcuno sposa questi ideali, ma realmente sposa questi ideali, perché non fare anche politica in questo senso? Questo significa che gli onesti non possono fare politica? Allora questo significa che la politica deve essere fatta dai disonesti? Allora stiamo dando alla politica la patente di disonestà. E non mi sembra questo. La politica con la P maiuscola è indice di nobiltà. La politica con la P maiuscola è fare il bene comune, cioè fare il bene degli altri. Quindi significa rinunciare a tutta una serie di privilegi che la politica di oggi non sta facendo, diciamolo, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Ma a livello regionale i rimproveri sono stati mossi, non, per fortuna mia, non da me, ma sono stati mossi da persone più competenti di me. Io ho retto la relazione del procuratore generale, del presidente della Corte dei Conti, che ha sottolineato un atto di rimprovero non solo giuridico ma di richiamo anche morale. Ecco, io vorrei dire, perché molti si sono quasi, diciamo, ammutoliti dalla relazione del Presidente, perché dice è entrato nel merito, è andato oltre il merito delle questioni, ha espresso dei giudizi personali, ma ricordiamoci che la Corte dei Conti è un organo di controllo, certo. E come organo di controllo, oltre a tutta una serie di aspetti giuridici, ha anche il potere di richiamo, un espresso potere che è previsto proprio dalla normativa che regola la... Dovrebbe farlo normalmente. Al potere di richiamo la Corte dei Conti aggiunge anche un altro potere nuovissimo, di recente innovazione, che è quello della sospensione. Certo. Il procuratore può rivolgersi al Presidente, e a sua volta il Presidente può rivolgersi al Prefetto se ritiene che ci siano delle situazioni talmente gravi da richiedere lo scioglimento dell'organismo a livello regionale, comunale e provinciale. Quindi mi sembra giusto che il procuratore della Corte dei Conti faccia delle rimostranze anche sotto il profilo del rischio.
rimprovero. Assolutamente, condivisibile questo percorso, anche se io devo dire, In politica non ci vado, quindi voglio rassicurare le persone che hanno paura. Bisogna dire che sarebbe un tuo diritto, certo, no? Come certo, quello di... Certo. Poi io, andrei a chiedere i voti, poi io penso di dedicare ancora al mio tempo, quel poco che mi rimane, di volerlo dedicare ancora a questi progetti che ho ancora in costruzione. Il cantiere non ancora finisce, non posso lasciare a metà i lavori per andare da un'altra parte. Mi rimprovererei da me stesso, mi rimprovererei proprio in maniera pressante. Sarebbe una specie di, come dire, di autocritica molto forte a questo punto. Sì. Io ritengo, te lo dico in termini molto franchi, ritengo squallido il fatto di poterti impedire di andare a un'assemblea o di partecipare a un convegno con queste motivazioni. Credo che, insomma, voglio dire, siano di basso livello, insomma. Ecco, detto questo, però, Vincenzo, io, come dire, volevo tornare un attimo su quello che era il senso della formazione collettiva. Io ritengo che sia, come dire, indispensabile oggi per risalire quelle classifiche di cui tu parlavi, no? Tra le tante classifiche, per esempio, ce n'è una dove noi siamo in termini veramente lontanissimi dagli stati più normali, certo, non da quelli dove si eccelle, che è quella della comunicazione, dell'informazione, per sì, capirci. Noi siamo al di sotto persino di stati, insomma, totalitari, dove l'informazione è controllata, quindi già questo detto da uno, insomma, che ci lavora in questo campo, vuol dire molto. Quella formazione collettiva ritengo, come dire, indispensabile per costruire i percorsi nuovi, no? Per costruire dei percorsi dove tutti diventano più consapevoli. Io credo che questo sia, come dire, l'elemento per battere il malaffare, per capirci, perché sì, se siamo tutti consapevoli, ecco, non c'è, come dire, c'è dovrebbe scattare in modo più efficace l'indignazione. Ma detto questo, io ti faccio una domanda, come dire, proprio prettamente tecnica, invitandoti a commentare questo che già, insomma, faceva parte un po' della mia premessa. Ma i giudici, secondo te, hanno le mani legate per colpire, praticamente per avere il senso di riportare in una sorta di controllo della normalità tutti questi aspetti del malaffare? Perché, insomma, sai perché ti faccio questa domanda? Perché le prospettive dalle mani pulite, ecco, sì, per capirci, sì, da tutta quella serie di stagioni dove c'era il senso della giustizia, no? Molto forte. E, insomma, si aveva un po' l'impressione che si potesse cambiare, no? E poi in realtà ora, insomma, gli episodi di corruzione sono, non voglio dire quotidiani, ma nello stesso giorno, insomma, ne scattano due o tre, insomma, scattano ovunque, come dicevi tu prima, ovunque, in ogni territorio, e quasi ogni città, ogni paese ha un suo momento più o meno grave o più o meno grosso di elemento di corruzione. Sì. Io, a proposito, tu parlavi di informazione, no? Voglio citare Pippo Fava, che diceva che l'informazione è il polmone della democrazia, quindi lì si sviluppa il tutto. L'informazione, il ruolo del giornalista, se fatto come si deve, è fondamentale per la democrazia. In merito agli strumenti, in merito al ruolo della magistratura nella lotta alla corruzione, purtroppo gli strumenti non ci sono. Le leggi per far sì che i corrotti siano effettivamente colpiti non ci sono. Oppure, laddove ci sono le leggi, difetta il processo, perché il sistema penale è un sistema che è composto da una parte sostanziale che comprende i reati, è una parte processuale, lo dice la parola stessa, che comprende l'iter dal momento in cui la persona riceve la notizia di reato fino alla condanna definitiva, che è il processo. Questo in Italia è l'aspetto più deleterio che abbiamo. Certificato, perché l'Italia è il paese che ha più condanne per la lungaggine dei processi e per i termini di prescrizione di tutti i paesi europei. Ancora una volta siamo ultimi e siamo il paese più condannato, quindi oltre all'aspetto morale subiamo anche un danno economico,
nel senso che la condanna poi prevede, se non ti adegui alle direttive che ti vengono dall'Unione Europea, anche delle sanzioni di natura economica. Quindi se vogliamo veramente combattere la corruzione, se vogliamo veramente dare gli strumenti ai giudici per lottare la corruzione, occorre rivedere tutto il sistema penale e anche parte dell'ordinamento giudiziario. Occorre approvare finalmente, una volta per tutte, questa legge in materia di corruzione, avere una legge all'avanguardia che non solo aumenti le pene, che tocchi la prescrizione, che tocchi gli aspetti delle pene accessorie, le sospensioni dall'attività, la confisca dei beni dei corrotti, perché chi ha rubato i soldi li deve restituire ai cittadini. Inoltre, dico io, chi ha commesso questo tipo di reati non si può ripresentare al cospetto del popolo italiano per chiedere nuovamente i voti. Chi è corrotto va emarginato, non solo, come ho detto in precedenza, dalla magistratura, ma anche dalla politica. Sono i partiti politici che devono anche fare pulizia al loro interno e bisogna fare un'attività di prevenzione lunga. Lunga, perché la prevenzione non si fa nel breve periodo. Iniziare con le nuove generazioni, andare nelle scuole, portare avanti gli ideali della legalità, è un fenomeno che non si risolverà a breve, ma però bisogna agire subito, bisogna iniziare a costruire subito questi percorsi. E io lo dico sempre, noi siamo un'associazione di volontari, non abbiamo un contributo di nessuna, né di qualsiasi natura, né privatistica né pubblicistica. Noi apriamo il portafoglio e spendiamo, anche per essere oggi qui. Sì. Io ho dovuto agire con la mia persona, perché la mia associazione non ha fondi e non li vuole i fondi, perché stiamo dimostrando che si può fare cultura, che si può fare lotta alla criminalità, che si può fare lotta alla corruzione anche senza avere i fondi. Certo, se avessimo avuto un po' di fondi avremmo potuto strutturare cose meglio, avremmo potuto anche avere attorno a noi qualche assunzione, perché comunque un progetto a livello europeo l'abbiamo presentato e speriamo finalmente che l'Unione Europea ci dia anche questi fondi europei che abbiamo richiesto, perché questo ci consentirebbe di attrarre a noi anche determinati giovani e di dare anche delle sovvenzioni a questi giovani, vista la crisi che stiamo attraversando. Così. Quindi, per tornare al discorso di cosa fare, io dico, in questo momento in cui i magistrati devono essere rafforzati nella loro lotta alla corruzione, al malaffare, alla criminalità organizzata, al crimine in generale, noi cosa abbiamo? Abbiamo una legge anticorruzione ferma, è una legislazione sulla responsabilità civile dei magistrati che invece è diventata legge e che rischia, a mio avviso, rischia di creare delle discrasie enormi nei giudizi che si intenteranno contro i magistrati per le richieste di risarcimento danni, che creerà ricusazioni all'interno dei tribunali, dei piccoli tribunali soprattutto, e porterà ulteriori allungamenti del periodo del processo. Addirittura in alcuni casi non si sa come, nei piccoli tribunali, come sostituire il giudice che in un certo senso viene ricusato a seguito di una legge che, mentre prima aveva un filtro, e cioè aveva una situazione in cui il ricorso contro il magistrato veniva valutato subito e se non c'era, non c'erano gli atti, se non c'erano i contenuti, se non c'erano le prove, veniva, prima che si andasse a giudizio, veniva subito eliminato e quindi il magistrato continuava il suo percorso all'interno del processo. Oggi questo non è più possibile, perché questo filtro è stato eliminato e quindi il magistrato rischia di essere emarginato. Io non dico che questa legge non si doveva fare, io dico che quando si agisce in questi punti, in questi nervi scoperti, bisogna vedere tutto il sistema e bisogna che ci siano pesi e contrappesi ed equilibri in tutto il sistema, perché in questo modo si rischia di sbilanciarlo. Certo, senti, una delle cose che, ecco, è una forte, come dire, dimensione personale, cioè di conoscenza personale, è questa: spesso e volentieri intercettiamo persone che sono state, come dire, escono fuori dai processi per la prescrizione. Ora, il senso, voglio dire, vorrei che tu, insomma, come dire, sottolineassi il fatto che chi esce fuori per prescrizione non è assolto. Assolutamente. E quindi, insomma, c'è una sorta di condanna
morale, posso usare questo aspetto, perché insomma non si è arrivati a un meccanismo di assoluzione completa e quindi insomma ecco, ognuno non è perseguibile, ma comunque come se restasse, come dire, la gravità di un reato o meno. Ecco, è sbaglio o insomma c'è qualcosa che questo aspetto... No, assolutamente, anzi io dico la prescrizione danneggia il non colpevole e in alcuni casi invece gratifica il colpevole, quindi ha una doppia maglia di azione. Certamente io dico che quando uno Stato non riesce a portare a termine un'azione penale è una cosa che a me non piace. Certo. Io paragono spesso il nostro ordinamento agli ordinamenti degli altri Stati europei. Io in Italia penso che siano oltre 24.000 i casi di prescrizione, se non sbaglio, non vorrei dire cifre però inesatte, però sono tantissimi. Mentre in Francia, che è un paese molto vicino a noi, i casi di prescrizione si aggirano intorno ai 60-70, non solo, quindi forse il Tribunale di Campobasso ne ha di più, quindi questo significa che il sistema funziona. E dico di più, nell'ordinamento francese il magistrato che di fatto ha fatto prescrivere il processo e quindi il reato subisce una sanzione e subisce una sanzione alla sua carriera, perché spesso gli viene detto che se la colpa acclarata può essere anche del magistrato non progredisce in carriera. Se è magistrato di tribunale, faccio un esempio per farmi comprendere, non diventa magistrato di appello, rimane in tribunale. Sì. Mentre a fare il magistrato di appello ci va il magistrato che non fa prescrivere i processi, perché dimostra che gestisce bene l'attività. Nel caso italiano, ripeto, la colpa non è dei magistrati ma è del sistema che non funziona, quindi diventa difficile, non si può incidere sulla prescrizione se non si incide sull'intero sistema. Eh sì, quello che dicevi tu prima, il sistema, l'equilibrio generale. È una riforma globale, altrimenti non si riesce. Se una macchina ha quattro ruote bucate, non è che riparando una la macchina riparte, bisogna rimetterle tutte e quattro a posto e bisogna equilibrarle per poter riprendere il cammino. D'accordo. Riparandone una o due la macchina non ha risolto il problema, ecco, per diciamo farla capire con un esempio proprio minimo classico. Senti, ecco, ci stiamo avvicinando alla fine, quindi ma più o meno, però ti volevo chiedere altre cose. Ecco, tu ti sei accorto dopo un periodo di tempo che ecco, la forte necessità molisana era quella anche di estendere l'elemento Corea a quella che era una sorta di sottolineatura su alcuni aspetti ambientali e della salute. Io credo che anche qui, insomma, voglio dire, si va sullo stesso viaggio, sugli stessi binari essenzialmente. Cioè, qualche anno fa ci siamo accorti che probabilmente il Molise era quasi del tutto contaminato. E insomma, fino a qualche mese prima pare che eravamo tutti invece, come dire, salvi, no? In una specie di posto di paradiso, no? E poi insomma ovunque andiamo vediamo quello che può essere anche un po' uno scempio ambientale da parte della ricerca dell'energia pulita, però insomma anche lì ci sono una serie di dimensioni di appetibilità da parte delle forze del malaffare, insomma, diciamolo francamente. E quindi insomma il collegamento complessivo con la corruzione, credo io, insomma, passa anche attraverso questi aspetti. Certo. Allora, insomma, una battuta su questo, insomma, non puoi non farla, ecco. Io dico sempre che dove ci sono enormi flussi di denaro, cioè dove c'è una grandissima quantità di denaro, c'è la corruzione e sicuramente c'è la mafia. Perché oggi il binomio è strettamente connesso, la mafia e la corruzione sono un tutt'uno. La mafia non usa più le armi, la mafia non usa più la violenza, l'omertà, l'intimidazione, la mafia usa un mezzo più efficace, la corruzione, il denaro. La mafia usa la politica, tant'è vero che mentre prima la mafia era estranea alla politica, adesso la mafia è in politica e lo abbiamo visto perché ci sono state condanne di politici condannati per mafia che sono tuttora in carcere. Del Molise, si dice del Molise che qui non c'è mafia, qui non ci sono problematiche ambientali, che questa è l'isola felice.
Io sul primo aspetto, sulla mafia, mi sono documentato, ho letto la relazione della Commissione parlamentare antimafia degli anni, credo, 79-80, dove c'era come presidente un grande uomo politico, Gerardo Chiaromonte, sì. Probabilmente in tanti non se lo ricorderanno, ma era davvero un grande uomo politico, una mente illuminata, il quale in una relazione della Commissione parlava proprio del Molise, a pagina, mi ricordo persino la pagina, a pagina 82 veniva riportata in questa relazione la presenza della mafia in Molise nella costruzione della diga del Liscione. C'era un'impresa che si scoprì successivamente, prese in subappalto una parte degli appalti, era la ditta Costanzo, che adesso ovviamente non esiste più, ma che all'epoca era stata condannata per mafia e che faceva capo a Michele Greco, detto il Papa, Greco, sì. Che era uno dei più potenti capi mafia dell'epoca, che a sua volta aveva come referente diciamo economico Vito Giancimino, possiamo dire tranquillamente che venne non a caso poi ritornò in Molise nel soggiorno obbligato in un paese qui del basso Molise. Quindi la mafia poi è ritornata perché la Procura della Repubblica fece notevoli... Niente succede a caso, no? Poi è venuta anche la Camorra, perché certo. Lo stesso Saviano nel suo libro, ma non solo Saviano, ma anche le indagini della Procura e poi del Tribunale, hanno accertato che ci fu la presenza del clan dei Casalesi, che trasportarono rifiuti tossici in quel di Guglionesi. Lo riporta addirittura Saviano nel libro Gomorra. Sì. Quindi... ma Guglionesi è uno dei pochi esempi, perché poi noi lo sappiamo, i molisani lo sanno, io nel libricino Molise Oscuro sì. Riporto tutti i dati che sono proprio frutto di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Larino, quindi quello che c'è scritto lì sono tutti atti giudiziari, sì, quindi poi, sono inconfutabili. Da contraltare anche al lavoro che ha fatto Di Chiara, lui colleghi. Ha sviluppato molto esatto. Di più la parte di Venafro della zona, esatto. Che io non conosco però, approfonditamente, insomma, però i percorsi ci sono, confluiscono. Ecco, li sappiamo, l'abbiamo detto più volte, c'è Guglionesi, c'è stato il caso del Cosip che adesso forse dovrebbe arrivare a una conclusione sempre se non si prescrive, il caso di Castelmauro, il caso di Cerce Maggiore, il caso della discarica di Montagano, Isernia, Venafro, in molti di questi posti non c'è bisogno manco di andare a scavare, perché in molti di questi posti si è scavato e si è visto che ci sono i rifiuti tossici, quindi sono stati sparsi nell'agro di Termoli circa 120 ettari dei fanghi che poi si è visto erano nocivi a Campomarino, ricordo perché io all'epoca ero direttore del settore penale del tribunale, quindi insieme al dottor Veneziano lessi una serie di atti e si confiscarono 9 tonnellate di grano al cromo dove c'erano arsenico e altre sostanze altamente nocive, si confiscarono appena in tempo perché se non ci fosse stata quell'azione sarebbero entrate nella catena alimentare o molisano o comunque di una regione vicina a nostra, quindi dire che il Molise sia un'isola felice io non me la sento, dire che il Molise sia paragonabile a livelli di mafia come la Sicilia, questo no, però che il fenomeno non esiste e che non debba assolutamente essere sottovalutato io sinceramente non me la sento di dirlo. Siamo arrivati alla fine con questo, io però ti volevo chiedere come al solito una chiusura dove tu insomma non rispondi assolutamente a mie domande, ma insomma ti rivolgi direttamente ai nostri telespettatori. Sì, io come mio solito mi rivolgo sempre ai giovani, l'obiettivo nostro sono loro e in loro abbiamo molta fiducia, molta speranza, perché sono la futura classe dirigente e a loro dobbiamo offrire il meglio, dobbiamo offrire delle famiglie più sane, più forti, quindi il mondo del lavoro, dare lavoro perché le famiglie possano essere indipendenti e dobbiamo offrire una scuola giusta, una scuola pubblica giusta, una scuola costituzionale che premi il merito, che premi i migliori, perché chi non ha la possibilità economica possa andare avanti se è migliore. Quindi io mi auguro, io tornerò nelle scuole fino a quando avrò l'ultimo respiro, continuerò a portare avanti gli ideali della legalità e i nomi di Falcone, di Borsellino e di tutti quelli che hanno lottato
per gli ideali della legalità, e mi auguro che riesca ad ottenere anche il supporto di maggiori persone e soprattutto anche il supporto delle autorità. Bene, io mi fermo qui, grazie a Vincenzo Musacchio, naturalmente ci aggiorneremo dopo un certo periodo di tempo per capire ancora, per sapere un po' delle iniziative future, ma anche per analizzare quelle fatte, quindi assolutamente. Io ritengo di avere grande attenzione, mi rivolgo anche io ai nostri telespettatori, a quella che è la scuola della legalità, che io credo sia, come dire, un punto di forza ambizioso ma importante per quanto ci riguarda, proprio per la costruzione di un futuro. E, che dire, grazie a tutti. Subito dopo di noi andrà in onda la rubrica storica condotta da Roberto Colilla, quindi insomma ascoltate anche Roberto, che ha sempre delle cose molto puntuali e importanti da dire. Grazie a Vincenzo Musacchio e grazie a tutti.